Ed eccoci nuovamente in studio con lo speciale TG5. Ci occupiamo in questo caso di economia perché sono tanti i giornali che questa settimana hanno titolato Italia in vendita, o sarebbe meglio dire Italia in svendita. Gli ultimi due casi clamorosi sono stati quelli dell'Alitalia e di Telecom che potrebbero passare già nelle prossime settimane in mani stranieri. Dunque una situazione molto complessa con alcune conseguenze le ha analizzate in questo servizio la collega Manuela Riva insieme a Barbara Lidoni. Vediamo. Altro duro colpo, anzi sono due. Altre due delle ormai poche grandi imprese rimaste italiane sembrano destinate a passare in mani straniere. Entrambe messe alle strette dai debiti hanno bisogno di capitali freschi per far fronte alla necessità finanziaria di oggi, ma anche per investire sul futuro. E proprio da qui potrebbe iniziare la scalata. Telecom Italia, dopo l'accordo degli azionisti di Telco, nei prossimi mesi rischia di passare sotto il controllo degli spagnoli di Telefonica. All'Italia, almeno fino al 28 ottobre, è vincolata da un accordo che prevede il diritto di prelazione di Air France KLM sulle quote eventualmente messe sul mercato. Che queste due società debbano entrare nella sfera di società più forti è inevitabile ormai perché sono troppo piccole, troppo oberate da deboli, poco redditizie. Ma io credo che i due soggetti verso cui Telecom e Alitalia andranno, sembra che vadano, sono due soggetti deboli, non sono, come dire, il migliore dei matrimoni, anzi forse sono i peggiori. Telefonica ha sostanzialmente lo stesso rapporto tra debiti e fatturato di Telecom, è un'azienda che non ha probabilmente ulteriori capacità di investimento e di sviluppo e determinerà appunto la fine di TIM. Non tutti sono d'accordo. Il settore delle telecomunicazioni in Europa è destinato nei prossimi anni a subire un importante processo di aggregazione. In Europa ci sono troppi operatori di telecomunicazione, oltre 100, su una superficie paragonabile agli Stati Uniti, in cui invece gli operatori principali sono essenzialmente quattro. In questo scenario, quindi di aggregazione, che significa quindi che alcuni operatori compreranno altri, compreranno e si fonderanno con altri, non vedo nulla di particolarmente anomalo nel fatto che Telecom Italia entri in un gruppo grande come Telefonica. Ma è sulla rete che si sta consumando lo scontro sul futuro di Telecom, soprattutto dopo l'allarme del Copasir, Comitato per la Sicurezza, che l'ha definita come la struttura più delicata del paese, attraverso la quale passano tutte le comunicazioni, anche quelle più riservate. Per dare una valutazione sulla rete di Telecom, dobbiamo fare un distinguo fra quella mobile e quella fissa. Per quanto riguarda quella mobile, è assolutamente una rete moderna, in linea con quella degli operatori più avanzati nel resto del mondo e in Europa in particolare. Per quanto riguarda invece la rete fissa, qui in realtà qualche elemento di criticità c'è. Nella fibra ottica rappresenta il futuro, rappresenta le cosiddette reti di nuova generazione. Bene, su questo specifico aspetto la rete di Telecom è sicuramente ancora più indietro rispetto alle altre reti degli operatori più avanzati. Strategico non è però in discussione. Da anni si parla di scorporo della rete con un intervento della Cassa Depositi e Prestiti, processo per il quale lo stesso presidente di Telecom Italia, Franco Bernabè, parla di tempi molto lunghi e di esito finale non scontato. E il governo cala l'asso della Golden Power, la nuova versione della Golden Share, ovvero il potere di veto a tutela delle attività sensibili per la sicurezza nazionale, reti ed impianti delle telecomunicazioni incluse. Si lavora anche a una modifica della legge sull'OPA, offerta pubblica di acquisto. Oggi l'obbligo di offerta sul 100% del capitale scatta una volta raggiunto il 30%. Questa soglia potrebbe essere abbassata o addirittura diversificata per le società. Ed è il caso di Telecom Italia, con un azionariato tanto polverizzato da poterlo di fatto controllare anche con quote ridotte. Basterà per frenare l'avanzata di Telefonica? La partita è ancora aperta. Restano almeno 3 mesi di tempo
prima che gli spagnoli possano acquisire il diritto di voto sul 66% di Telco e quindi il controllo della finanziaria e di fatto della compagnia. L'operazione è stata fatta alle spalle dello stesso management di Telecom. I cambiamenti che sono avvenuti in assetto azionario noi li abbiamo appresi, diciamo, dalla lettura dei comunicati stampa. E soprattutto alle spalle del mercato. La Consob sta facendo verifiche sul prezzo pagato dagli spagnoli ai soci italiani di Telco, 1,09 euro, quasi il doppio rispetto alle attuali quotazioni di Telecom Italia in borsa. I sindacati sono preoccupati per le possibili conseguenze sull'occupazione. Secondo la CGIL, considerate anche le controllate di Telecom Italia in Argentina e Brasile, potrebbero essere a rischio 16.000 posti di lavoro. I vertici di Telecom, per scongiurare un imminente declassamento del debito, spingono per un aumento di capitale aperto a soci vecchi e nuovi. È chiaro che un aumento di capitale richiede le condizioni di mercato e io ritengo che le condizioni di mercato ci siano. È un momento di straordinaria liquidità nel mercato. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. L'aumento di capitale da 100 milioni di euro è stato invece già approvato dal Consiglio di amministrazione di Alitalia, ma a maggioranza, con il voto contrario di Air France KLM. È decisamente inferiore rispetto alle esigenze finanziarie della compagnia, che nei primi sei mesi di quest'anno ha perso 294 milioni di euro. A sorprendere è stato soprattutto il no all'aumento del capitale dei franco-olandesi, che potrebbero raddoppiare il loro 25% in Alitalia e prenderne il controllo. I vertici di Air France KLM considererebbero questa operazione alla portata, ma per il momento prendono tempo. L'ultimo consiglio di amministrazione riunito a Parigi lunedì scorso ha rinviato la decisione. A Parigi il ministro dei trasporti Maurizio Lupi ha incontrato il suo omologo francese. Abbiamo ribadito con forza la volontà del governo di considerare all'Italia il settore del trasporto aereo un asset strategico per il paese. Non ci sono pregiudizi perché il mercato faccia la sua parte e quindi anche un'alleanza tra privati possa vedere eventualmente un aumento della quota di azionariato da parte di Air France. All'Italia, con l'ultimo piano industriale, sembrava puntare con decisione sulle rotte redditizie del lungo raggio. Ora rischia di ritrovarsi ridimensionata? Avrei visto molto meglio un'Alitalia nella sfera di compagnie extraeuropee che avrebbero forse a quel punto reso Fiumicino il loro hub per l'Europa e per tutti i trasferimenti appunto dal resto del mondo verso l'Europa e poi dall'Europa ad altre destinazioni. Quindi credo che forse, se siamo ancora in tempo, bisognerebbe capire se ci sono dei partner migliori. Al contrario di quello che viene raccontato, l'accordo con Air France non fu saltò per responsabilità delle organizzazioni sindacali, non per colpa del governo che c'era e neanche di quello che doveva venire, ma il punto fondamentale del confronto e della rottura con Air France fu proprio questo, il numero dei vettori, il numero degli aerei e le tratte che l'Alitalia doveva mantenere e che secondo noi nella visione dell'Air France era quella di ridurre l'Alitalia in una piccola compagnia regionale, come si dice. Questo è ancora oggi questo problema. Avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à part.